Le voci erano quelle di Drake e Michael Jackson insieme, Don't Matter to Me, dal disco nuovo di Drake che si chiama Scorpion. Volevo salutare un mio amico e in particolare una cosa che ogni anno lui e altri suoi amici si inventano. Prima c'era una pubblicità del FAI che parlava dei luoghi del cuore. Sì? No? Ognuno ha dei posti a cui si è particolarmente affezionato per mille motivi. Uno dei tanti luoghi del cuore per me, attenzione, è Vimercate. Oh yeah. Perché nel cuore di Vimercate, ridente località, alle porte di Milano, insomma piena Brianza, abbiamo girato il nostro famoso film di Natale e nel 2004 ci abbiamo passato almeno 2 o 3 mesi. Quindi per me ogni volta che ne parlo mi ricordo appunto quei momenti molto molto piacevoli. Bene, come tutti gli anni, questo sabato a Vimercate c'è la notte dello sport. Play like a champion tonight, dalle 5 del pomeriggio a mezzanotte si può fare qualunque tipo di attività fisica, dal basket al calcio, alla corsa, ad altre ancora. Se vedete dei fotogrammi di uno a cavallo con un paio di Timberland che sono state censurate, sono io. Perché Aldo Rock, nonostante il film fosse in costume, indossava le Timberland e per ragione di sponsor guai a toglierle. Uno sponsor gli dava i soldi? No. No. Gli dava le scarpe. È un tipo di sponsorizzazione così. A buon prezzo. And whatever comes our way, born to be wild. Buongiorno, buongiorno, bentornato uomo. Buongiorno, buongiorno. Buon venerdì mattina. Come ti trovi in questo orario? Sei un po' spiazzato? Guarda, non mi aspetto nulla, accetto tutto, ti dico solo questo è quello che bisogna fare nella vita. Sembrerà una battuta, ma è così. Nella vita non dovete aspettarvi nulla e dovete accettare tutto, ok? E dovete lasciarvi condurre, ok? Dovete lasciarvi condurre dal fato, sai, da quello che può accadere. Altrimenti sai cosa fa il fato? Ti trascina. Ok, quindi se tu prendi in mano il tuo destino, sì, se tu prendi in mano il tuo destino, allora ok, vai avanti. Se no, il destino prende in mano te e la vita va avanti, anche se tu resti fermo lì alla gran fondo delle Dolomiti. Hai visto quelli che andavano avanti? E anche parecchi. Comunque siamo ancora qua. Bene, 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 bene. Volevo fare gli auguri a Ortensia. Sì, auguri. Oh, tanti auguri. Fammi Topo Gigio. Te ormai strapazzami di cocco. C'ha 14 anni tua figlia, dai. Okay. Allora, oggi... Ma fa qualche attività sportiva? Sì, la danza fa. Danza. Gioca a tennis, suona il pianoforte, fa tutto. È arrivata dalle stelle. Dietro il visibile c'è l'invisibile. Brava Ortensia. Allora, stamattina pensavo a quando sono andato in Kenya in bicicletta. Pensavo a questo Masai che a un certo punto mi ha pulito la bicicletta in mezzo al fango con la lancia, ok? Cercava di togliermi il fango dalla bicicletta. E io dicevo: no, 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 ti prego, ti prego. Allora stavo per scendere dalla bicicletta e lui, in antico linguaggio Masai, ha detto la stessa cosa: no, 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 Mamba, serpente dei sette passi. Come no, il famoso Black Mamba. Black Mamba, ok, c'era. Cioè, c'era. Erano pieni di. Ma era un posto pieno di. Ma perché i Masai non facevano niente? Perché il Masai sa muoversi. Il Masai batte la. Cioè, sai che il serpente non ha le orecchie. Okay. Non ha le orecchie, allora lui quando cammina batte il piede, il serpente sente la vibrazione e va via, quindi conosce perfettamente la tecnica, conosce il territorio, ma tutto quello, ovvero i sette passi e il morso del serpente, tutto quello che toglie la vita ti dà anche la vita. Oggi parliamo dei sette passi che ti danno la vita. Cosa sono questi sette passi che ti danno la vita? Quelli dolomitici, Campolongo, no, Pordoi, sono solo 4. Sella, Gardena, fatti Valsarego, Valparola, fatti tutti. I sette passi della corsa è un libro bellissimo che ha scritto Umberto Longoni. Ok, è uno psicologo e ti fa capire come se tu riesci a allenare la mente, non solo correrai meglio, ma vivrai anche meglio, perché tu me lo insegni, Linus, la corsa è sempre la metafora della vita. Certo. Di questi sette passi ce ne sono 2 che sono molto interessanti. Uno è... Nicola è sempre vittima di questo passo qua. È il terzo passo, sconfiggere la mente che frena.
Ok, la mente che frena è il sabotatore, quello che non ogni tanto lo fa bere, lo fa sgarrare, magari ieri due pezzi di pizza, alla paura del una giudizio, una corona e un bicchiere di vino, dai, ci sta, però. Sì, no, no, ci sta. Però questo è quello che veramente è il nostro ostacolo mentale. È il diavoletto, okay. Dai, è il diavoletto. Il nostro, ecco, ci sono delle tecniche per eliminare questa mente che frena. Devi capire che nella vita ogni giorno noi abbiamo 50.000 pensieri, pensa, abbiamo 50.000 pensieri che ci arrivano nella testa, inconsciamente. Molti di questi pensieri, uno in particolare, siamo drogati di un pensiero particolare. Sai qual è, Linus? Mm-hmm. Tu ce l'hai. Aiuto. Perché aiuto. Tutti i mercoledì mi chiama il discepolo, perché tu cosa vuoi avere? Qual è il tuo bisogno? Qual è la tua droga? Il bisogno di certezza. Certo, voglio sapere cosa farà. Noi siamo drogati di certezza. Vogliamo sempre avere la certezza. Ma noi dobbiamo imparare a vivere nell'incertezza. E soprattutto dobbiamo conoscere noi stessi. C'è una famosa scritta bellissima nell'oracolo di Delfi che recita così: ti avverto, chiunque tu sia, o tu che desideri sondare gli arcani della natura, se non riuscirai a trovare dentro te stesso quello che cerchi, non potrai trovarlo nemmeno fuori di te. O uomo, conosci te stesso, conoscerai gli dèi e l'universo. Supera la mente che frena, allena la mente che corre e vivrai meglio. Corri, agisci, fallo, ti devi muovere adesso, non tra un minuto. Uomo, devi farlo come se si trattasse di vita o di morte, perché in effetti è proprio così, vita o morte. Fallon, che sembra il nome di un conduttore televisivo americano, in realtà non è neanche lontanamente parente. La canzone era Your Prayers Don't Get to Heaven, cioè le tue preghiere comunque non ti garantiranno il paradiso. Sì, prega, prega, prega. No, fai, è molto diverso. La certezza, no, dovete imparare a convivere con l'incertezza. Quando tu prima ci sguazzi con l'incertezza. Sì, io vivo nell'incertezza. Quando prima parlavo appunto della mente che frena, ma come si fa a sconfiggere questa mente che frena? E beh, ci vuole un atto di volontà. L'atto di volontà è, come si dice, è il fratello del tuo respiro. Cioè in ogni momento devi avere un atto di volontà, cioè devi fare qualcosa, capisci? Non puoi lasciarti trascinare dalla corrente, dal fato. Devi prendere in mano la tua vita. Allora, cosa succede? Quando vuoi superare queste difficoltà, devi fare in modo che la tua mente sia in grado di correre, ok? Quindi l'opposto della mente che frena è la mente che corre. Ci sono stati rigori recentemente, no? Sempre, una partita. Parecchia. No, voi guardate la partita. Sempre. Allora, la mente che frena com'è nel calciatore che deve calciare il rigore? La mente che frena è la porta piccolissima, il portiere grandissimo. Che è la verità? No, la mente che corre è tu sei in trance. È quella che trovi nella corsa perfetta, anche il calciatore. Tu sei in una trance fantastica. Allora la porta diventa enorme. Il portiere magari diventa piccolissimo. Ecco, questa è la mente che corre. Sei libero da tutti i condizionamenti, anche il calciatore. E in effetti hanno calciato tanti rigori, hanno fatto tanto gol. In realtà sono più quelli che hanno parato, però si può guardare anche il bicchiere mezzo pieno, perché comunque anche il portiere pensa la stessa cosa. Io sono gigantesco. Il portiere pensa, io sono gigantesco, la mia porta è piccola, non segnerà mai. È uguale. Le circostanze della vita non fanno l'uomo, gli rivelano soltanto chi è quest'uomo. Anche la corsa sembra facile. Correre sembra facile, e per partecipare a una gara sembra sia sufficiente avere un fisico allenato, ma la corsa è tra gli sport più difficili. In una gara molte cose possono accadere. Linus, il crollo della motivazione, il venir meno della capacità di soffrire, l'ansia che ti può accorciare il respiro, la paura di una brutta figura
ti può tagliare le gambe, ma se vuoi correre e vuoi provare a vincere, devi essere disposto a farti guidare dagli altri. Devi rischiare. Se la tua mente è forte, nessuno potrà fermare la tua avventura. Uomo, non sei quello che pensi, sei quello che fai, e non devi necessariamente sentire che oggi è la tua giornata. Ti devi comportare come se lo fosse. C'è un bel messaggio che arriva da Giuseppe da Roma, che dice: l'intervento di oggi di Aldo è strepitoso come non mai, lo farò sentire a mio fratello che da anni combatte con la depressione, gli autosabotatori e l'alcol. Grazie Aldo. Bene, bene, sono molto contento. Ti racconto questa brevissima storia, è la storia di questo Appalachian Trail, questo camminamento di 2180 miglia, cioè una cosa in America è un'icona, è come il cammino di Santiago di Compostela, certo. ne ho già parlato. Ci sono delle persone che si cimentano nel farlo, beh, solo il 25% riescono ad arrivare alla fine, perché comunque sono tante le miglia e non è passeggiare nel parco. Parte dal Monte Katahdin e arriva in Georgia, ma puoi farlo anche dalla Georgia al Maine, nel Monte Katahdin. Allora, c'è un bellissimo filmato di questo Meltzer che ha voluto battere il record, che era, penso il record l'avesse fatto Scott Jurek, che è un atleta fortissimo americano, un personaggio famoso. Lui voleva farlo in pratica un minuto meno del record. Il record era quanti chilometri era? 2180 miglia. Se lo vuoi trasformare in chilometri, diciamo 4000, dai, un po' di meno 3600 chilometri, eccetera. Ragazzi, quindi c'è, cioè, proprio tanto, cioè, è tanto, tanto. No, è semplicemente andare da Udine a Reggio Calabria e tornare a Torino. Sì, mettiamola così. Ma per, negli Stati Uniti, e parti da sopra la Florida, arrivi fino alla cima del Maine. Bene, lui ce l'ha fatta e ha battuto questo record. E poi non solo lui, ma quello che è arrivato dopo ha addirittura completato il percorso in 45 giorni e 12 ore. Questo ti fa capire come la mente. Ma voglio solo sapere, poi chiudiamo, per 45 giorni, sì, questi hanno camminato o hanno corricchiato? Hanno camminato, hanno corricchiato, sono caduti. Il titolo del documentario si intitola Made to be Broken, cioè nato per essere spezzato, cioè ti ha spezzato, ma ti ha spezzato fino a un certo punto. Sai perché? Perché loro continuavano a ripetere dentro loro stessi 7 affermazioni: sono pronto e determinato, sono programmato per vincere, sì, ce la posso fare, sì, accolgo l'incertezza, sì, non sono quello che penso, sono quello che faccio, sono implacabile, non mi aspetto nulla da voi e accetto tutto. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Buon weekend a tutti. Ciao. A lunedì. Ciao. Implacabili siete i DJ. Chiama e sta.